Prospettive meridiane per un'Italia vista da sud. Sono questi quattro temi, o meglio quattro dirette radiofoniche che Radio Roccella in collaborazione con Roccella Attiva e il Comune di Roccella Ionica hanno fissato per tracciare, anche in vista delle prossime regionali, lo stato attuale della nostra regione. Quattro settimane di incontri su temi specifici. Un programma che io tengo in mano perché è veramente vasto. Settimana scorsa, domenica 5, si è parlato della solitudine del sud, c'era Soriero e poi Vittorio Daniele, certo, ma ovviamente il sindaco di Roccella Ionica. Per quanto riguarda oggi, domenica 12 ottobre, c'è Dove va la Calabria, con te al tavolo insieme a Filippo Veltri, Aldo Varano da Roma appunto. La settimana prossima, domenica 19 ottobre, c'è Fare imprese in Calabria con Linarello, Pino Albanese, Daniele Rossi, e poi l'ultima domenica, quella finale, il 26 ottobre, un ponte sul Mediterraneo per la Calabria che cambia, insieme a Domenico Luciano e Antonio La Rosa. Insomma, tutto questo qui alla sala consiliare del Comune di Roccella Ionica, con tanti ospiti, tante persone comuni che vengono ad assistere durante le domeniche alla manifestazione, a intervenire, perché è importante sentire la voce del popolo di Roccella e dintorni. Ieri, grazie all'intervento di due autorevoli giornalisti, Filippo Veltri e Aldo Varano, ci si è posti l'interrogativo: dove va la Calabria? Una terra la cui immagine spesso viene distorta, in fondo alle classifiche di crescita, ma in testa alle classifiche per i primati negativi, tanto che i due giornalisti ne hanno scritto un saggio, definendo noi calabresi una vil razza dannata, col punto interrogativo, come più volte precisato dallo stesso Veltri. Io credo che se noi siamo in grado di svolgere fino in fondo il nostro ruolo, la nostra parte, ciascuno per la propria competenza, e di chiedere alla classe dirigente, a cominciare dalla classe politica, uno svolgimento fino in fondo dei propri ruoli e dei propri doveri. Mi fa piacere che facciamo questa trasmissione a un mese dalle prossime elezioni regionali. Io credo che il pessimismo storico e atavico che ci portiamo appresso possa essere, se non sconfitto, incrinato. Credo che la Calabria ha tanti problemi, ha tante potenzialità. Parliamo questa sera da Roccella, che è un gioiello della Calabria, ma come Roccella ci sono altri posti che spesso vengono disvalorizzati e invece meriterebbero di essere valorizzati. Io, per quanto mi riguarda, mi sto impegnando affinché questa parte migliore della Calabria venga sempre più valorizzata. Questo servirà per salvare la Calabria? Non lo so, però ognuno credo che debba fare la sua parte fino in fondo. Ma a deviare l'immagine della nostra terra, come dicono gli autori, sono gli stessi calabresi, e tra questi potremmo inserire anche la stessa stampa. Noi diciamo una cosa precisa, che c'è un modo di raccontare della Calabria, un modo di raccontare la Calabria che è decisamente lontano dalla realtà e che utilizza luoghi comuni, schemi ideologici e via dicendo. Molto spesso questi luoghi comuni e questi schemi ideologici sono in qualche modo la conseguenza di visioni antropologiche, quindi hanno un fondo, come dire, razzista. Io sono dell'opinione che noi calabresi, ancor prima che essere vittime di pregiudizi, diciamo così, nordisti, siamo quelli che alimentano della Calabria un'immagine negativa che viene poi interiorizzata al nord dai circoli culturali del paese, dalla grande stampa e via dicendo. Questo è il senso e il significato di questa cosa che abbiamo scritto. Certo, e dato che si tratta di racconti, e torno al punto iniziale, i giornalisti sicuramente non sono innocenti. Del resto, per essere chiari, è sbagliato immaginare che i calabresi siano innocenti. Noi siamo vittime di molte cose, ma siamo anche stati molto spesso carnefici di noi stessi.